Sono tre le start-up nella provincia di Trapani in gara per la selezione regionale del premio Cambiamenti 2024, il concorso indetto dalla CNA volto a valorizzare il pensiero innovativo delle imprese italiane. La CNA Trapani le ha premiate nel corso dell'incontro che il segretario Francesco Gicala e la presidenza provinciale rappresentata da Giuseppe Orlando hanno organizzato con i giovani imprenditori della provincia presso un resort di Valderice. La CNA nazionale, regionale e della nostra provincia punta tantissimo sui giovani. I giovani sono il nostro futuro e dare forza e dare supporto a chi ha deciso di investire nel nostro territorio, di rimanere nella nostra splendida terra con tantissimi sacrifici, magari rinunciando ad altro nella vita, CNA non può che sostenere, aiutare, incoraggiare. Siamo qui presenti con tutta la presidenza provinciale di CNA che da anni si occupa come dirigente di CNA, imprenditori di successo e con esperienza al servizio dei giovani per la loro crescita personale e professionale. Un progetto che si basa sulla distribuzione e diffusione di eventi, quindi eventi che possono essere concerti, possono essere anche teatri, quindi attività teatrali, ma anche banalmente le attività ludico-ricreative del territorio, come l'affittare un'imbarcazione oppure prenotare un tour in bicicletta. Essenzialmente tutto si basa sulla interazione tra un software in cloud di gestione per organizzatori e un'app che veicola questi contenuti sul territorio in modo geolocalizzato. Il progetto si chiama Entemo, quindi Enjoy the Moment, questo è l'acronimo, e noi speriamo che diventi un mood di utilizzo interessante per tutto il territorio dal punto di vista turistico e anche per le persone che vivono su questo territorio e quindi che qui vogliono scoprire nuove attività e nuove possibilità. Il progetto presentato al Premio Cambiamenti è lo stesso presentato in Vitalia, che è stato accettato con successo, e si tratta di un drone altamente specializzato e lo possiamo utilizzare in diversi campi. Uno di questi è la ricerca e soccorso. Grazie alla telecamera termica che presenta riusciamo ad aiutare i soccorritori a trovare dei dispersi. Grazie sempre alla camera termica riusciamo anche ad effettuare delle ispezioni e dei pannelli fotovoltaici, quindi in maniera molto più veloce del classico metodo. Un altro dei lavori che possiamo utilizzare grazie a questo drone è il rilievo 3D, essendo che ha un modulo RTK, quindi una precisione millimetrica, e anche un sistema LiDAR, quindi riusciamo a fare un modello 3D di case, edifici o anche terreni. La nostra web app nasce con lo scopo di scoprire e condividere musica. Noi abbiamo scoperto questa mancanza dai problemi legati per esempio ai commenti su YouTube, i social generalisti, in cui le persone vogliono parlare di musica ma non conoscono un luogo dove poterne parlare in modo specifico, essendo ormai i social di oggi pieni di contenuti. Noi abbiamo creato infatti una piattaforma in cui la musica è al centro di tutto, dove le persone possono scoprire musica, partecipare agli eventi e poi creare un circolo in cui le persone magari parlano dell'evento, parlano dell'artista e possono riunirsi per partecipare a un altro evento e creare questo circolo di partecipazione comunque in cui le persone si divertono ascoltando musica e anche scoprendola e vivendola in modo locale soprattutto.